Tanahashi. Buongiorno a tutti, noi ringraziamo la cittadinanza di Sulmona per l'ospitalità che ci avete dato a Sulmona. Ringraziamo anche l'associazione Jonathan e War. Certamente oggi noi eravamo tutti al lavoro, abbiamo sentito forte il bisogno di venire a Sulmona sia in difesa dei nostri diritti ma anche in difesa di tutta quella parte di sulmonesi che in questi giorni sui vari siti internet si sono dissociati dalle parole che il sindaco più o meno abbia detto, perché con la sua presenza ha testimoniato invece di aver detto il contrario, ci ha chiesto scusa e ci ha anche regalato dei confetti, quindi noi abbiamo apprezzato molto questo gesto. Ribadisco che la nostra è un'associazione che non intende far polemiche o entrare nei meriti particolari e non siamo venuti qui per fare le vittime, assolutamente. Noi siamo venuti qui per ribadire la nostra dignità di esseri umani come tutti gli altri, di persone che amano persone dello stesso sesso e di difendere tutti i nostri diritti, né più e né meno. Ora abbiamo anche qui la presenza della coppia più longeva d'Italia che è venuta appunto a testimoniare il loro amore. È una testimonianza forte perché 46 anni di convivenza, di amore reciproco, sfido chiunque oggi a realizzarlo. Quindi questa è una testimonianza che Sulmona dovrà scriverlo nei suoi annali, perché mai più succedano cose del genere. Quindi io vi ringrazio a nome dell'Arcigay di Pescara per la vostra ospitalità e adesso vi passo la parola alle altre. Buongiorno a tutti. Allora, io parlo in rappresentanza dell'UAR, che è il signore A degli agnostici della Parlo a nome dell'UAR, che è l'Unione A degli agnostici razionalisti. E noi abbiamo partecipato a questa battaglia perché nel nostro statuto è molto importante la parità dei diritti di chiunque. E quindi ci siamo mossi dal primo momento perché è una campagna che sentiamo vicino. Spesso ci associano infatti all'Arcigay, ma di questo ne siamo fieri. Spero che le parole del sindaco trovino adesso una conferma nel famoso video che lui vorrà far vedere per integrale. Solo allora penso che questa storia la potremmo effettivamente chiudere. E un'altra cosa da voler dire, noi abbiamo accolto con braccia aperte tutti gli arcigay della regione e vi ringraziamo di essere venuti perché ci avete fatto sentire parte della vostra battaglia. E vogliamo affermare una cosa, la maggior parte di Sulmona non ha idee omofobe, quindi benvenuti e speriamo di poter fare ancora delle iniziative insieme. A presto. Dicevano prima i nostri amici di
Pescara siamo qui non per andare contro il sindaco, contro le persone, ma semplicemente perché ci siamo sentiti offesi dalle parole che sono state dette. Speriamo che quello che ora dice il sindaco sia vero. Aspettiamo i suoi video, speriamo che sia come dice lui, perché credo ancora che le persone non possano pensare quelle cose. Mi auguro sia veramente un montaggio tutto quello che è stato detto, perché altrimenti sentirsi dire farò curare mia figlia se è lesbica è veramente una cosa brutta. Per noi che siamo giovani, abbiamo 25-26 anni, è veramente brutto. Noi siamo qui solo per lottare per i nostri diritti, nient'altro. Non chiediamo offese, non chiediamo lotte contro la Chiesa, contro il Papa. Vogliamo semplicemente poter vivere con i nostri compagni. Faccio parte del comitato di Teramo. Che dirvi? Sinceramente, sono 35 anni che io lavoro in una fabbrica. Sono stato sempre ben accettato. Da un anno e mezzo condivido la mia vita, la mia esperienza con un ragazzo. Pago le tasse, quindi pago anche gli stipendi dei sindaci. E quindi penso di avere gli stessi diritti di qualsiasi altra persona. Il genere ha una lunga storia e gloriosa anche nell'ambito dei diritti gay. Il primo gay dichiarato dall'Ottocento e si chiamava Karl Heinrich Ulrich. La sua tomba praticamente è deposta nel cimitero monumentale dell'Aquila e ogni anno, l'ultima domenica di agosto, viene fatta dalla comunità gay una grande festa per ricordare quest'uomo. Io mi chiamo Bruno, ma che vogliono da noi? Noi sappiamo vivere, sappiamo andare insieme avanti per la nostra strada. Non lo so, Lia, che se la state a smontare la cosa.